Siano lodati Gesù e Maria. Santo. Sorelle carissime, celebriamo con immensa gioia la solennità del Santo Natale e in queste sante messe del Natale di quest'anno, mentre stavo pregando un po' per vedere come approfondire con voi questo grande mistero, mi sono capitato tra le mani degli scritti molto molto belli di una serva di Dio di cui è in corso il processo di beatificazione, che è Luisa Piccarreta, che ha lasciato degli scritti veramente formidabili, bellissimi, sul mistero della volontà divina, e scritti appunto in forma dove è il Signore stesso che a volte interviene e parla, e sul Natale ci sono dei passi veramente straordinari che volevo meditare con voi. Vi leggerò facendo qualche piccola glossa, perché sono davvero assai eloquenti e ci aiutano molto ad entrare nel grande mistero che celebriamo e che si compie in questa notte e in questo giorno. Cedo subito la parola agli scritti, che poi, quando è il caso, commenterò brevemente. Nella notte stavo pensando all'atto quando il dolce bambinello uscì dal seno materno per nascere in mezzo a noi. La mia povera mente si perdeva in un mistero così profondo e tutto amore. Ed il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, l'atto del mio nascere fu l'atto più solenne di tutta la creazione. Cielo e terra sentivano sprofondarsi nella più profonda adorazione alla vista della mia piccola umanità e teneva comunicata la mia divinità. Sicché all'atto del mio nascere ci fu un atto di silenzio e di profonda adorazione e preghiera. Prima sosta. Il mistero del Natale è un mistero da contemplare. La divinità murata dentro le povere spoglie di un bambino. Ci credi o non ci credi? Come ci si relaziona dinanzi a questo mistero? Adorazione profonda, interiore ed esteriore. Silenzio e preghiera. Sono le tre dimensioni fondamentali per raggiungere quello che stiamo celebrando. I rumori di questi giorni, questa notte, si placano, speriamo che si placino anche un po' nella giornata di domani. Continuo. Pregò la mia mamma, la Madonna, e restò rapita per la forza del prodigio che da lei usciva. Pregò San Giuseppe. Pregarono gli angeli e la creazione tutta sentivano la forza dell'amore della mia potenza creatrice rinnovata su di loro. Tutti si sentivano onorati e ricevevano il vero onore, che colui che li aveva creati doveva servirsi di loro per ciò che occorreva alla sua umanità. Vedete che bello adesso. Si sentì onorato il sole nel dover dare la sua luce e calore al suo creatore. Riconosceva colui che lo aveva creato, il sole, il suo vero padrone, e gli faceva festa ed onore col dargli la sua luce. Si sentì onorata la terra quando mi sentì giacente in una mangiatoia, si sentì toccata dalle mie tenere membra. Bellissima questa immagine. E tributò di gioia con segni prodigiosi. Tutta la creazione vedeva il suo vero re e padrone in mezzo a lui. E sentendosi onorata voleva prestarmi il suo ufficio, l'acqua voleva dissetarmi, gli uccelli coi loro trilli e gorgheggi volevano ricrearmi, il vento voleva accarezzarmi, l'aria voleva baciarmi, tutti volevano darmi il loro innocente tributo. E adesso ascoltate bene chi è che fa una pessima figura il giorno del Natale, proprio pessima. Sono l'uomo ingrato, fu restio. E soffocando tutto non si mosse, sebbene lo chiamavo con le lacrime, coi gemiti e coi singhiozzi. Gesù si diceva che le lacrime, i singhiozzi e i gemiti di Gesù bambino erano un richiamo agli uomini che non si muovevano,
ad andare da lui. Non si mosse, eccettuati alcuni pastori, come abbiamo ascoltato proprio nel Vangelo della notte. Eppure era per l'uomo che veniva sulla terra. Gesù non è venuto sulla terra per il sole, per l'aria, per l'acqua, è venuto per noi. Venivo per darmi a lui, venivo per salvarlo, per riportarlo nella mia patria celeste. Quindi ero tutt'occhio per vedere se ci veniva dinanzi a me per ricevere il gran dono della mia vita divina e umana. Sicché l'incarnazione non fu altro che un darmi in balia della creatura. Nell'incarnazione mi diedi in balia della mia cara mamma. Si incarnò nel seno della Madonna, completamente consegnato a lei. Nel nascere si aggiunse San Giuseppe, cui fece dono della mia vita. E siccome le mie opere sono eterne e non soggette a finire, questa divinità, questo verbo che scese dal cielo, non si ritirò più dalla terra, attenzione, per avere occasione di darmi continuamente a tutte le creature. Finché vissi, mi diedi svelatamente. E poi, poche ore prima di morire, feci il gran prodigio di lasciarmi sacramentato, perché chiunque mi volesse ricevere il gran dono della mia vita. Gesù, l'Eucaristia è sempre presente in mezzo a noi. San Francesco d'Assisi, nei suoi scritti si trova proprio come egli scese, uscì dalla Vergine Maria, fu deposto nella mangiatoia. Così scende nelle mani del sacerdote tutte le volte che lo chiama ed è deposto nella pietra dell'altare. E come si immolò sulla croce per la nostra salvezza, così immediatamente dopo la consacrazione, quando il sacerdote lo alza, si immola per noi. E come visse per 33 anni sulla terra a nostra disposizione, così vive incessantemente nel mistero del Santissimo Sacramento, che è custodito nella nostra Chiesa. Riprendo la lettura. Non badai né alle offese che mi avrebbero fatte, innumerevoli allora e oggi, né ai rifiuti di non volermi ricevere. Dissi tra me: mi sono dato, non voglio più ritirarmi, mi facciano pure quello che vogliono, ma sono sempre di loro e a loro disposizione. Quali offese vengono fatte a Gesù? Che ha partecipato un pochino al Rosario Meditato, ricorderà qualche passaggio, che riprendo, una piccola parentesi, la meditazione sul quinto mistero glorioso. Al cadere della notte, quanti cuori senza Gesù, quanti tabernacoli vuoti intorno a me, parla sempre lui. Ma chi lo cerca? Chi lo cerca? Gesù come l'unico tesoro, l'unico amico, l'unico bene, l'unico maestro. Gesù per molti vale molto di meno della carta di abbonamento al tram, di un ombrello o di un cane. Sapete che c'è la gente che venera i cani meglio che se fossero i cristiani. Ma magari nasce Gesù e non si ricorda manco quando ha messa a Natale. Non sono favole purtroppo queste. È un incontro, un peso. E dinanzi a questo dobbiamo tutti porci la domanda: per me che cos'è Gesù? Per me che cos'è? Lo difendo, lo cerco, lo amo, lo conosco. Fine di questa parentesi, riprendo la lettura degli scritti della Vecchia Rete. Figlia, questa è la natura del vero amore, l'operare da Dio, la fermezza ed il non ritirarsi a costo di qualunque sacrificio. Questa fermezza nelle mie opere è la mia vittoria e la più grande della mia gloria. Cioè Gesù si è dato, continua a darsi, nonostante l'indegnità, la freddezza, l'ingratitudine dell'uomo. Lui continua, fa niente. E dice che questa fermezza, questo non tornare indietro, fatta una scelta, non si torna indietro, lo vedremo adesso, Gesù la glossa questa cosa, è il segno dell'operazione divina. Che noi possiamo, lo dirà subito, a nostro modo imitare. Ed è questo il segno se la creatura opera per Dio, la fermezza.
L'anima non guarda in faccia a nessuno, né alle pene, né a se stessa, né alla sua stima, né alle creature, quando ama il Signore. Adonta che le costi la propria vita, lei guarda solo Dio. Per cui, se si è prefissa di operare per amore suo, lo fa e si sente vittoriosa di mettere il sacrificio della sua vita per amore suo. Il non essere fermo, anche nella nostra fede, il credere a singhiozzi, un po' sì e un po' no, quando mi conviene, quando non mi conviene, quando c'ho voglia, quando non c'ho voglia, è della natura umana e dell'operare umanamente. Il non essere fermo è l'operare delle passioni e compassioni. Questa mutabilità è debolezza, è viltà, non è della natura del vero amore. Perciò la fermezza deve essere la guida di operare per me. Nelle mie opere non mi cambio mai, siano quel che siano gli eventi. Fatta un'opera una volta è fatta per sempre. Chiediamo al Signore questo Santo Natale che di fronte a questa offerta irrevocabile del suo amore, da molti non riconosciuta e non conosciuta, possiamo ricevere la grazia come i pastori di saperla riconoscere, di saperci credere, di saperla accogliere e di saperla ricambiare, che non sia mai, trovandoci un giorno davanti al Signore, ci debba dire: a me, sono venuto anche per te, ma l'acqua mi ha trattato meglio di te, il sole mi ha trattato meglio di te, la terra mi ha trattato meglio di te. È venuto per noi, che possiamo dargli quell'amore che Egli ci offre e che soltanto questo da noi cerca, che possiamo accoglierlo, accogliere quello che ci dona e ricambiarlo con il nostro amore. La Madonna, che in fatto era perfetta, sia in questo la nostra maestra e la nostra guida. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo.